Bene, oggi parliamo di spettacolo. Cos'è lo spettacolo? L'altro giorno vedevo una bella pubblicità televisiva che rappresentava delle montagne meravigliose e una voce fuori campo che diceva: "Che spettacolo!". Anche noi abbiamo vissuto spesso questa possibilità di osservare lo spettacolo della natura. Le cascate, l'alba, il mare in burrasca, le belle montagne che abbiamo. Anzi, c'è la moda adesso di alzarsi di notte, farsi una bella camminata per andare a vedere l'alba. Ah, che spettacolo! Poi magari prendiamo sonno, ci distraiamo, siamo in compagnia di un nostro partner, ma l'alba sale comunque. Questo potremmo chiamarlo uno spettacolo naturale. Mentre quello di questa sera è un evento, uno spettacolo realizzato dall'uomo. Come può essere un evento artistico, sportivo, religioso? In questi ultimi giorni abbiamo assistito allo spettacolo della politica. Cosa hanno in comune lo spettacolo naturale e lo spettacolo realizzato dall'uomo? Beh, lo dice la parola, lo spettatore. Lo spettatore è elemento essenziale. Infatti, spettacolo deriva dal latino spectare, osservare, guardare e giudicare. Lo spettatore è colui che osserva, guarda e che dà un giudizio. Si emoziona, ride, piange, si commuove, commenta, applaude, fischia. Anche negli stadi, nello spettacolo dello sport, il pubblico fa cori, fa delle le ola, ci sono le trombe, per sostenere la squadra del cuore. È molto importante questo, e nel calcio, nello sport, l'elemento del tifoso è fondamentale, come anche nei concerti all'aperto, nei concerti rock, ci si scatena per sostenere l'artista. Nel calcio sappiamo che tirare un rigore fuori casa è estremamente difficile. L'elemento campo è fondamentale. Nel calcio possiamo urlare, gridare, come nel pallacanestro, nel volley. In altre situazioni il pubblico invece sta religiosamente in silenzio, come nel tennis. E questo aiuta comunque l'atleta nel suo gioco. Naturalmente... Qual è la differenza tra lo spettacolo e lo sport? Beh, in teatro la questione cambia di molto. Il teatro, da quando c'è l'illuminazione, prima a gas e poi elettrica, si fa il buio. Si fa il buio e dunque sembra che ci sia una separazione tra la platea e il palcoscenico, tra spettatore e artista. Ma non è così. Quando si apre il sipario, scatta una relazione, una comunicazione fra platea e palcoscenico, fra artista e attore e viceversa. È come il gioco del ping pong. Io lancio, voi ricevete, nello stesso tempo voi lanciate qualcosa a me che ricevo, anche nel buio. Il pubblico in maniera spesso inconsapevole, mentre l'artista è ben consapevole. Anzi, prima dell'apertura del sipario, l'artista ha timore di entrare in scena, ha quasi paura, perché non sa chi avrà di fronte, perché ogni sera lo spettatore è diverso, ogni sera lo spettacolo è diverso. Quando noi ci siamo abituati con il lockdown a lavorare di fronte a una videocamera, questi webinar, ci siamo accorti che tutto sommato noi partecipiamo a qualche cosa condivisa con altri, però se spengo il microfono posso starnutire senza disturbare nessuno. Se tolgo il video posso mangiare una caramella, posso chattare, posso mettermi le dita nel naso, non cambia nulla. Possiamo stare in maglietta, in giacca. Nelle sedute di laurea online, giacca e cravatta, e sotto i mutande, che tanto è la stessa cosa.
scherzando con gli studenti, abbiamo ragionato che c'era un gran risparmio sulle scarpe. E quando io sono davanti al televisore a vedere un film o sono a vedere l'alba, e se io sono distratto, se chiudo gli occhi, se sto abbracciato alla mia compagna, il film continua comunque, inesorabilmente. Se io sono distratto dall'alba, il sole sorge comunque. Non posso fare nulla, non cambia nulla. In teatro invece questa relazione fa sì che ci sia questa comunicazione, questa relazione che va a emozionare e condizionare chi sta su questo palco. Come nello sport. Il tifoso è fondamentale. Avete presente le Olimpiadi? Salto in lungo. Salto in lungo, l'atleta si prepara, si concentra e poi si rivolge al suo pubblico, ai tifosi, e comincia a chiedere che cosa? Forza! Forza! Ah. E l'atleta si carica e poi parte con la sua rincorsa, fa il salto, record, applausi, ah, fantastico, eccezionale. Questo salto è il risultato di tanti fattori. La preparazione atletica, magari anche un po' il favore del vento, perché no, ci sta. Ma soprattutto il sostegno dato dai tifosi. Questo salto è il risultato anche di quanto i tifosi hanno dato nella carica emotiva, e quindi il risultato di quel salto è anche merito dei tifosi. In teatro la cosa è un po' diversa. In teatro devo stare veramente attento a quello che faccio, perché vado a disturbare le altre persone, vado a comunicare la mia reazione. E allora alcuni consigli. In teatro, anche con il buio, soprattutto con il buio, non chattate. La luce disturba il vostro vicino e arriva, è percepito dal palcoscenico. E poi è un segno di assenza dallo spettacolo stesso. Prima dello spettacolo mangiare poco, altrimenti si rischia di prendere sonno. E se uno prende sonno potrebbe pure russare. Questo dà fastidio ai vicini. E vi assicuro, si percepisce dal palcoscenico. Se proprio dovete, mangiate caramelle con la carta morbida, perché altrimenti vi assicuro che questo rumore dà tremendamente fastidio al vicino e si percepisce dal palcoscenico. E in teatro non mettetevi le dita nel naso, perché dal palcoscenico si vede perfettamente, non è un bello spettacolo. Insomma, è chiaro che nonostante la tecnologia abbiamo capito anche dopo il lockdown che la realtà virtuale non può sostituire quella reale. Abbiamo bisogno della relazione che ci permette di trasmettere emozioni. Vi immaginate l'amore virtuale? Insomma, potrebbe essere causa della fine del genere umano, non è cosa. Il virtuale non potrà sostituire, e quindi c'è un invito da parte mia. Abituiamoci a spegnere ogni tanto i nostri device, i nostri apparati elettronici. E torniamo, facciamo questo sforzo a tornare a comunicare con gli occhi, con i gesti, con la parola. E a memorizzare non con lo smartphone, memorizzare con la testa, con la mente, con il cuore, le emozioni. Saranno quelle che vi resteranno indelebili per tutta la vita. Perché, come ha detto qualcuno, la vita è come un teatro dove ciascuno di noi è contemporaneamente attore e spettatore. Grazie.